Giovane andavo fiera di qualcosa che poteva attirarmi l'ammirazione oppure una certa. Avevo molta paura dell'indifferenza, quindi anche potevo essere provocatrice nelle interviste perché ho ancora paura dell'indifferenza. L'indifferenza mi angoscia molto. Davvero una persona esposta come è stata esposta lei ha poi paura dell'indifferenza, di passare per... Secondo me è una che ha paura dell'indifferenza che poi Cerca trova una vita così l'esposizione. anche. A Parigi andava a scuola con una bellissima bambina che portava i capelli corti e sembrava un maschiaccio, Carla Bruni. Questo suo compagno delle elementari, pensi che era il generale Vannacci? Se lo ricorda lei? Ricordo il nome, Se lo ma non mi ricorda? ricordo esattamente il fisico. Ho cercato, però mi ricordo benissimo del nome. E sa che oggi che Vannacci, diciamo, ha una certa fama oggi. Lasciamo Eh sì, per che cosa? Ma perdere, guardi, è meglio non sapere con chi è andata a scuola lei. Il generale Vannacci. Sempre tanto tempo fa le ha detto: fin da bambina non ho mai avuto la possibilità di essere ignorante. L'hanno privata dell'ignoranza, questi genitori diciamo senza che scrupoli. avevo dei genitori molto colti che vivevano anche in un mondo di molta cultura e di cultura molto squisita, quindi ho avuto abbastanza poco dai miei genitori, però ho assorbito la loro cultura. Spero Ha più ammiratori o detrattori? più ammiratori e ammiratrici. Mi dice il suo miglior pregio? Il mio miglior pregio? Direi la gentilezza. Ne Il suo difetto peggiore, uno vero, un ho difetto vero? tanti di difetti. Uno sgradevole? Sono egocentrica. Egocentrica? Sì. Sono anche collerica. Sì, Sì? non si vede No. perché la collera è riservata all'intimità. Però Gabor Maté dice che la collera è una tristezza clandestina e credo che sia vero. Sente di avere questa tristezza clandestina? Se la Sì, porta dentro? neanche tanto clandestina. E si è data una spiegazione? La tristezza a certa gente fa vergogna e in fondo la collera è un modo Sembrare per non tristi. distruggersi e per reagire alla tristezza. È nata a Torino, ha vissuto a Castagneto Po, proviene da un'importante dinastia imprenditoriale, ad un certo punto era il periodo dei rapimenti, la vostra era una famiglia facoltosa, in vista avete deciso di andarvene dall'Italia, di trasferirvi a Parigi. Lei addirittura aveva un castello meraviglioso con 40 camere al tempo, no? Non so se ancora esiste. Ha No. avuto tutto dalla vita in quel momento o le mancava qualcosa? Io ho avuto molto dalla vita visto dall'esterno. Visto dall'interno, ho avuto dei genitori molto buoni, molto affettuosi, ma praticamente invisibili. Talvolta non mi ricordo neanche del loro nome. Sì. Beh, da piccola proprio non li vedevo quasi mai. Quindi poco importa il castello, Certo. purtroppo. Infatti lei dice ha avuto genitori molto libertari e soprattutto assenti. La mancanza di controllo per noi è stata un'occasione di straordinaria libertà. È vero. E questa libertà, diciamo, ha avuto anche delle insidie per voi? La libertà è pericolosa. In ogni modo, quando uno è piccolo deve essere protetto. Quando uno è più grande deve essere libero. E i vostri genitori in qualche modo, diciamo, da questo punto di vista non vi hanno protetto? No, assolutamente. È andata male o è andata bene poi la vita È andata comunque? bene. Quando lei aveva 28 anni, suo padre Alberto Bruni Tedeschi era molto malato e le confidò di non essere lui, suo padre biologico, e le disse anche, però non dirlo a tua madre. Non vorrei offenderla. Si vede bene il profilo dei miei Sì. genitori così. Beh, è stato un regalo, lo ringrazio di aver fatto questo perché mi ha liberato da molte domande strane che mi ponevo. Che lei diceva mi sentivo strana o trattata da strana, no? Mi In che sono sempre sentita. senso? Ma credo che sia una cosa fondamentale l'identità, credo che non sia una cosa leggera. No. Credo che essere illegittimo ti lascia illegittimo tutta la vita. Voglio dire, non c'è da scherzare con queste cose. È lo stesso la vita di qualcuno. Quindi sì, credo che sia stata una
complicata, anche se non me ne rendo conto più adesso quanto sia stato complicato. Ma lei sentiva questo senso che lei chiama stranezza, diciamo, di illegittimità prima di saperlo? Sì, molto prima. E ancora dopo averlo saputo mi sento ancora illegittima. Quindi è proprio un tatuaggio. Questo fatto che suo padre le ha anche detto non dirlo a mamma, non facciamola rimanere male, è stato un carico in più? Gli ho trovato... No, altro che, io ho quasi mezzo strozzato mia mamma subito dopo, appena morto, con richiesta di spiegazione, di indirizzi e di nomi. Sì? Già. È stata soddisfatta della risposta? È molto soddisfatta perché ho incontrato mio genitore, il mio padre genetico, che si chiama Maurizio Remmert, che è una persona deliziosa, e soprattutto ho guadagnato una sorella, tutta nuova, una giovane sorella. Lei ha detto, dopo questa rivelazione io sono andata in analisi, ma penso che ci sarei andata comunque. Che cosa ha capito facendo analisi in più di lei che prima non aveva capito? Io direi che l'analisi porta a una pacificazione di quel che uno è, una pacificazione profonda di quel che uno è. E ha proseguito l'analisi per tutta la vita o poi ha smesso? Ho proseguito molto, comunque proseguo molto, faccio terapia io. Adesso non faccio più psicanalisi, però faccio altre terapie. Non ha mai smesso?